I Paesi membri dell'Unione Europea provano a definire una posizione comune sui divieti di viaggio da e per il Regno Unito introdotti dopo la scoperta nell'isola della variante del coronavirus. Didier Reynders, commissario europeo della giustizia, ha auspicato un'azione coordinata tra gli Stati membri per scoraggiare i viaggi non essenziali tra il Regno Unito e l'Unione Europea. Nel frattempo Parigi fa sapere che aerei, navi e treni Eurostar riprenderanno il loro servizio da mercoledì mattina e che i francesi in Inghilterra, i residenti britannici in Francia e coloro che hanno un motivo legittimo potranno tornare da questa parte della Manica se muniti di tampone negativo. Dal canto suo l'Irlanda ha annunciato la proroga fino al 31 dicembre della sospensione dei collegamenti aerei con la Gran Bretagna, nonostante la raccomandazione di Bruxelles di facilitare la ripresa del traffico per i viaggi essenziali. La Commissione sta fornendo argomentazioni legali, ma dobbiamo anche tener conto dell'aspetto sanitario, ha detto il ministro dei trasporti Eamon Ryan in una conferenza stampa, spiegando che era necessario chiarire cosa stesse succedendo con questa variante. Thank you.